Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati a distanza di 2 settimane con Proteramo. Torna l'appuntamento di un'ora Senza dedicato sigla. ai colori biancorossi. Che c'è? Ah. Già. Ok, Quasi no, niente, mi ero distratto. Salve, buonasera. questa sera saltiamo a più pari la presentazione, un po' perché ragazzi siamo noi, Andrea, Francesco e Ania, ciao ragazzi. È un po' perché vi devo chiedere un sostegno, non solo morale, ma anche fisico, che sono raffreddato, niente che possa riguardare altre cose, ci mancherebbe, però sono raffreddato tantissimo, peraltro ho anche dimenticato, e questa indicazione, così saluto anche Maurizio da qui in regia, ho anche dimenticato lo smartphone in redazione, quindi sono assolutamente con un foglio bianco e basta. Però parleremo del successo di sabato pomeriggio del Teramo contro la Viterbese, il primo in campionato, le prospettive da qui in avanti, perché sabato c'è un altro scontro diretto di fatto contro la Pistoiese di un ex come Lorenzo Pinzauti, già a segno 2 volte in questa stagione, e insomma che l'anno scorso ha portato un po', ha tirato la carretta per l'attacco del Teramo. In un Teramo in cui segna Cucurullo, ci eravamo lasciati prima del turno infrasettimanale, poi controlleremo anche le formazioni, vabbè. Comunque, visto che stasera sono un po' così acciaccato, vediamo la classifica. E Francesco, io ti chiedo se questa rondine fa primavera oppure no. Speriamo. No, lo devi analizzare, altrimenti le Se la aspettative. analizzo sono ancora un tantinello preoccupato, Io questo voglio perché sapere. sull'ennesima, attenzione, allora, anche quando Piacentini gioca bene, evidentemente o deve avere problemi di vista o di Come sei arrivato a sensibilità al Piacentini dalla piede, classifica? sbaglia facilmente. Andiamoci a rivedere tutti gli highlights, le partite, YouTube e tutto il resto dell'anno scorso e di quest'anno. Sbaglia di tanto in tanto i passaggi più elementari. E se lì quel giocatore, dopo il bel regalo di Piacentini, avesse fatto gol, sì, però non l'ha fatto. Ho capito, però se io mi devo proiettare al futuro, Ma tu mi dici mi a Lucca? A Lucca, devo. Prego. martedì scorso? Quando? Ah, No, 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 sabato il pomeriggio. retropassaggio, Ah, sì, Capanni, Luan retropassaggio. Capanni. Sì. Meno male che c'è il raffreddore, che se non avevi il raffreddore parlavi fino a domani mattina. Infatti. Allora, siccome tu mi hai detto l'analisi, secondo me, intanto speriamo che è una rondine che fa primavera, e lo vedremo a Pistoia e poi in casa, mi sembra che giochiamo col Gubbio, Sì. se una rondine fa primavera. Intanto era importante vincere, il Teramo che ci è riuscito con pieno merito già è qualcosa di importante. Però mi sono ancora un tantinello preoccupato, perché diciamo pure che una fase di crescita del Teramo bisogna aspettare. Va benissimo, vanno, io accetto tutti i discorsi e tutti vanno bene, però insomma 15-20 minuti siamo entrati un po' in ritardo in campo, comunque meno male che ci siamo ripresi. Però se concediamo due palle gol a una Viterbese che non è che avesse un solo problema, ne aveva 2781 di problemi, magari con un'altra squadra rischi veramente che vai sotto, ecco perché parlavo dell'errore Ah, ok, inutile. ho capito adesso come Capito? ci sei L'errore arrivato. di Piacentini, Chiedo attenzione, meglio. l'errore ci può stare sempre, ci mancherebbe altro, perché allora quando sbaglia l'attaccante, perché magari però finisce 0-0 e quindi si analizza diversamente, ma il difensore lì non lo so se negli highlights c'è, ma Questo, la eccolo partita l'hanno qua. vista tutti, eccolo là, guarda là, stoppa la palla, se la fa togliere, e se quello, come si chiama, quel centravanti lì, che in quel momento ha fatto la figura di quell'animale che raglia, calcisticamente ovviamente perché parliamo di calcio, Sì. e vai sotto di un gol in un momento così delicato. In quel momento lì stavi giocando anche maluccio, per non dire male, che poteva succedere? Poi magari avremmo vinto 3-1 o qualche dubbio. Certo, però Quindi io ti potrei benvenga la ribaltare il vittoria discorso e dicendo. saltiamoci per la vittoria. Bravo Guidi, bravi giocatori, però c'è ancora tanta strada da fare, e aspettiamo ancora buone nuove dalle prossime gare. Sì, no, io potrei ribaltarti il discorso dicendoti, vabbè, allora con la Vi Spesaro se Bernardotto segna il 2-0, magari non la perdi. Punto.
Sì, beh, logico. Sì, ma infatti se Bernardotto segna il 2-0, tu vincevi con certo, la vis certo. Pesaro. Ecco ti dico, magari queste non... cose vanno a compensarsi un po'. Sono da... Io sulla compensazione non è che non ci credo da un punto di vista statistico. La compensazione è che oggi per il Teramo 3 punti oggi, per il Teramo che non aveva mai vinto e che deve ancora trovare una sua precisa identità, hanno un'importanza numerica, psicologica, di tutti gli aspetti, notevolmente superiore, che se magari tu trovi adesso una strada tranquilla, il Teramo si mette in una posizione tranquilla e perde 3 punti, ha compensato, no, non hai compensato niente. Questi sono troppo, erano troppo importanti, in questo momento sono troppo importanti perché tu perda per tuoi errori banali, pacchiani. Se poi perdi per bravura dell'avversario, tanto di cappello. Certo, certo. Ripetiamo che siamo tutti felici per questa splendida vittoria. Oh, sì, sì, assolutamente. Oh, Aria, noi eravamo sabato pomeriggio al Bonolis e probabilmente abbiamo rivisto un Teramo che nelle ultime uscite avevamo un po' perduto, quello delle prime settimane, parecchia intensità, lasciavamo stare i primi minuti, qua ha ragione Francesco, forse partite un po' in sordina, però abbiamo rivisto quel Teramo, quello che ho visto contro l'Entella, quello visto a Modena, quello per alcuni tratti visto anche all'inizio contro il Siena. Sì, quello che si era smarrito un po' contro l'Imolese, che si era smarrito anche a Lucca, ma lì c'è anche da considerare le condizioni del campo che insomma non erano l'ideale né per il Teramo né per la Lucchese di proporre un gioco, una manovra degna e nota. Però sì, come dici tu, a parte quei 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti iniziali, poi si è rivisto quel Teramo che avevamo visto nelle prime gare, che fa dell'aggressione ai portatori di palla, del dinamismo, anche della capacità di cambiare gioco, comunque di costruire situazioni interessanti, i suoi punti di forza. Poi purtroppo fino a questo momento molto spesso il gioco non è stato direttamente proporzionale effettivamente a quello che si è riuscito a produrre nei pressi delle porte avversarie, quindi magari il Teramo non ha raccolto quanto effettivamente è riuscito a produrre in termini di gol. Malotti è l'unico che fino a questo momento ha segnato per il reparto avanzato, giusto per fare un esempio e per tornare sempre sul tema degli attaccanti, a cui mancano poi ancora sentiremo rigore, Rosso Bernardotto, che questo pomeriggio proprio su questo argomento, eh? Ok, Rosso è uno di loro, è uno che insomma si integra in questa considerazione, ma soprattutto Bernardotto, anche se poi nell'ultima partita contro la Viterbese Bernardotto non ha lesinato impegno, è stato uno dei migliori credo per impegno, per comunque volontà di sbattersi da una parte e dall'altra, non solo nel cercare il gol, credo soprattutto per giocare di squadra, quindi in questo è stato comunque positivo. È chiaro che gli attaccanti devono segnare e Bernardotto deve provare a farlo il prima possibile, non solo per il Teramo ma anche per se stesso ovviamente, lo ha sottolineato più volte Guidi, dicendo come l'attaccante comunque deve stare il più tranquillo possibile, perché magari non è sereno e si è caricato di responsabilità non proprio che riesce a portare fino a questo momento, ecco, forse troppo importanti per lui in questo momento. Quindi Bernardotto è una situazione in divenire, che deve trovare la strada giusta del gol per se stesso e per il Teramo. Le mezzali, che nell'idea di Guidi devono contribuire agli inserimenti, a riempire l'area e anche segnare, trovano invece in Cucurullo la massima espressione in questo momento, sia della capacità di segnare sia della volontà e della capacità anche di inserimento. Lo è stato contro la Lucchese quando Rillo gli è servito quell'assist dalle retrovie, lo è stato anche contro la Viterbese, quindi lo ha detto anche il tecnico, che Cucurullo in questo momento riesce forse meglio delle altre centrocampisti ad interpretare entrambe le fasi. Oh, posso fare l'avvocato del diavolo e quindi tiro dentro nella discussione Andrea, mi piace fare l'avvocato del diavolo insieme a lui. Però Andrea, uno potrebbe anche dire all'altra parte, ma però, insomma, Viterbese, ultima in classifica, vinto 1-0, all'inizio è anche rischiato, non è che la staremmo esaltando un po' troppo sta vittoria? Ha segnato un centrocampista, un ragazzo come a Lucca, altrimenti avevi perso anche a Lucca.
Io penso che quando le cose non vanno benissimo, per uscire fuori da, non dico un tunnel della crisi perché forse è troppo, ma da un mezzo tunnel, bisogna passare anche da partite come queste, partite che non sono pulitissime, magari sono un po' sporche, ti devi corciare le mani. Il Teramo lo ha fatto, ha sofferto, ha subito nella prima parte, poi però devo dire che benché ci fosse un po' di pressione su questa partita, poi il Teramo si è rimesso a posto e ha giocato anche discretamente, tenuto conto che c'era questo fardello sulle spalle di Guidi e della squadra, cioè di vincere finalmente una partita per sbloccarsi dopo aver fatto bene, molto bene come gioco nelle prime partite, senza aver raccolto, aver fatto diciamo male nelle due casalinghe, perse entrambe, poi il pareggio di Lucca, ma serviva una vittoria per dare un po' di slancio alla classifica, per sbloccarsi, per diciamo così non rendere vani i sacrifici fatti in settimana, come lo stesso Guidi ha detto. Quindi siccome anche la Viterbese aveva lo stesso problema, essendo la Viterbese una squadra probabilmente di taglia tecnica anche superiore al Teramo, era una partita molto delicata per entrambe. Quindi il fatto che il Teramo l'abbia sfangata, e devo dire anche tutto sommato con merito, nonostante i pericoli ricordati da Francesco, io penso che vada appunto enfatizzato questo aspetto. Poi è chiaro che io l'ho chiesto proprio al DS Musa dopo la partita: si può aprire una nuova fase? Perché il Teramo queste prime partite all'inizio non aveva raccolto per quanto seminato, poi si era un po' impantanato ed era arrivata un po' di pressione addosso. Questa vittoria potrebbe aprire una nuova fase del campionato dove la squadra è in parte più liberata e quindi può giocare con un filo più di tranquillità. E peraltro è vero che gli attaccanti devono sbloccarsi, e io non so se questo accadrà. Sapete insomma che il sottoscritto non da quest'anno nutre dei dubbi sulla consistenza dell'attacco, anche se sono cambiati gli interpreti anche quest'anno. Insomma, io mi sono permesso di dire nelle scorse puntate che c'era bisogno di dare anche più spazio a Berligea, poi Berligea ha giocato. Adesso abbiamo perso il tuo audio. Vedremo cosa farà Bernardotto, se riuscirà anche lui a sbloccarsi. Intanto è arrivato Cucurullo, che ha segnato da centrocampista 2 gol. E quindi porto un altro tema, con Rossetti che dà struttura fisica al centrocampo, con Arrigoni che è intoccabile. Mungo, quando tornerà giocherà, visto che Cucurullo porta dinamismo, inserimenti e gol, e dunque sembra un elemento non tecnico come Mungo, ma forse più complementare a questo centrocampo e più funzionale. Quindi io aggiungo anche questo tema, perché Mungo è un giocatore importante, che ha un contratto importante, è un calciatore di grandissimo spessore, però il vero Mungo a Teramo non l'abbiamo visto se non per qualche piccolo bagliore. E devo dire che questo centrocampo così composto in questo momento sembra dare delle risposte. Chiaro che ne serviranno delle altre, ma all'apparenza questo sembra un centrocampo, ora che Cucurullo sta dimostrando certe qualità, abbastanza complementare nei 3 elementi che lo compongono. Jacopo, posso rispondere ad Andrea? Sì, perché poi vi devo girare anche altre considerazioni. Allora, se Cucurullo continua a giocare così, un po' di panchina a Mungo non gli farà certamente male, anche perché non è che avesse brillato fino a quando ha giocato, che avesse dimostrato di avere lo spunto per risolvere magari una partita, una giocata, un qualche cosa. Quindi questo è il mio pensiero. Se Cucurullo continua a giocare, intanto è meglio avere la disponibilità di Mungo, di Ero, speriamo di recuperare presto anche Trasciani, nonostante la buona prova di Bellucci. Intanto abbiamo rivisto, chiamarlo Eurogol, io lo chiamo Mondial Gol di Cucurullo, doppio palleggio e rovesciata, guardate lì, ripeto come ho detto domenica, se un gol del genere lo fa un qualunque giocatore di Serie A, questi ce lo fanno vedere per 375 giorni, quindi più di un anno. Io dico che questo è un grandissimo gennaio dell'anno dopo.
ancora bravo a Cucurullo. Quindi di recuperare, dicevo, anche Trasciani, nonostante la buona prova di Bellucci, però se Cucurullo continua a giocare così, non mi venite a parlare in stampelle. Le gerarchie devono essere confermate sul campo. Io mi auguro, e qui lo dico con il sorriso, proprio perché veniamo da una bella vittoria, se Guidi dovesse farci la sorpresa di rimettere Mungo e di togliere dal campo un Cucurullo, che ci auguriamo continui a giocare così, perché se dovesse giocare male Cucurullo, ovviamente un po' di riposo al ragazzo ci potrebbe stare, e uno si aspetta, ripeto, finalmente una partita da Mungo, quale lui in grado di giocare. Io scendo i gradini della tribuna, la doppia gol, e vado a parlare con Mungo da dietro alla panchina, e gli vado a dire due paroline. Va bene, non vogliamo sapere quali paroline. Ania, chiedono a te e a Francesco, ma questa squadra col 4-4-2, Roberto, vi saluto, questa squadra col 4-4-2, ecco il gol di Luca di Cucurullo, come la vedreste? Ma soprattutto io aggiungo alla domanda di Roberto, come la disegnereste? Cioè con quali interpreti? Non me lo pongo il problema, perché fino adesso questa squadra ha dimostrato di poter di sopportare e supportare il 4-3-3, quindi proprio mica sempre. Io sono vero. Perché magari provi qualche volta a far giocare Birligea insieme a Barlocco, e non è detto che per far giocare Birligea e Barlocco insieme bisogna cambiare lo schema tattico. Ma è vero fino a un certo punto, cioè non è vero sempre, non ha supportato il 4-3 questa squadra, ha fatto anche un po' fatica in alcune circostanze, proprio perché giocava con i tre interpreti davanti. Non è affatto vero, quindi non è assolutamente peregrino. La domanda. No, non dico che è peregrino, ho detto semplicemente che secondo me può continuare con questo 4-3-3 al di là dei cambiamenti momentanei nel corso della partita, come schema, come canovaccio, come modo di lavorare durante la settimana. Secondo me questo schema va bene, poi bisogna vedere come la pensa l'allenatore. Se ci dovessimo, io fino ad oggi, al di là delle due sconfitte brutte con i Molese e Vis Pesaro, con la Vis Pesaro nemmeno tanto, perché il primo tempo, non ce lo dimentichiamo, che il Teramo dominò quel primo tempo, chiuso sull'1-0, fece il primo gol, poteva farne il secondo, magari il terzo, e saremmo stati a parlare di tutt'altro discorso la settimana l'altra scorsa, e anche prima e dopo la partita con la Viterbese. Quindi fino adesso non è stato un disastro, tra virgolette, questo 4-3. Comunque poi ci possono stare. No, io non ho detto che sia stato un disastro, ho detto che non è vero integralmente quello che dici te, che questa squadra ha sempre interpretato bene il 4-3. Ania, io non ho detto che l'ho interpretato. No, che non abbia fatto a volte fatica proprio perché gioca a tre. Adesso faccio come hai fatto tu e come ha fatto Andrea. Rispondo con una domanda: e chi sono i due centrocampisti? Arrigoni e Rossetti, quindi Cucurullo non gioca, quindi sì. Mungo non gioca. Facciamo i buoni, Poi dipende. Poi dipende. Dipende. Ma quello non dipendeva più. Ho capito. Io credo che Dimmi Aya. No, io credo che Guidi cambierebbe modulo soltanto in una situazione disperata. Poi certo. È chiaro che credo che la squadra si potrebbe ovviamente adattare a un cambio di modulo, a un 4-4-2 o qualsiasi altro. Però poi sarebbe un po' come rinnegare tutto il mercato che è stato fatto in estate, incentrato sugli esterni, sulle mezzali. Quindi credo che cambierebbe modulo soltanto se costretto, soltanto se i risultati, insomma, non girassero a favore del Teramo. Altrimenti questo è sempre stato il modulo storico di Federico Guidi, lo sarà anche in questa stagione del Teramo. Ecco, quindi credo che ci potrebbero essere cambiamenti soltanto in una situazione in cui veramente difficile per quanto concerne i risultati della formazione biancorossa, altrimenti non credo che si porrà questa ipotesi. Poi a gara in corso. Però io ne ho disegnato uno, non so se si vede, l'ho disegnato su carta, ma vicino? Guarda qua, aspetta che mi avvicino. Francesco lo legge sicuramente. Non mi farà, guarda.
Quando ti piace, quando ti piace. E io non lo vedo. Non si vede. Vabbè, ma non vede meglio, non c'è, se ce lo dici tu non è meglio? Eccolo qua. Bernardotto Berligea. Tozzo, Azio Osmanovic, Cerrillo, Soprano e Piacentini, Bois a destra, Rosso a sinistra, Rossetti, Arrigoni o Cucurullo, Berligea e Bernardotto. Ti piace? Cucurullo esterno di centrocampo. No, no, no. Ho detto che è un'alternativa a Rossetti. Ah, scusa, non lo leggo, allora non ci capiamo. Non ci vedo, non lo vedo bene, che devo fare? Per quello ti ho detto, dimmi la tua voce. Va bene, manca anche Keremateng. Keremateng? Ti piace così? Francesco, ti piace questa formazione? E non l'avevo capito, stavo ascoltando Ania. Ti piace? Disegnata così, che vedi che non è assurdo il 4-4-2. Ho detto che... Ah, quando meno male che mi stai simpatico e ti voglio veramente bene, lo dico pubblicamente. Perché se fosse un altro, già avrei detto tu devi ascoltare, non devi interrompere, devi imparare a fare il conduttore, non devi dire quello che gli altri non hanno detto. E chi ho detto che sarebbe un assurdo? Ho detto che secondo me fino adesso non ci sono le condizioni perché uno pensi di cambiare modulo, perché il Teramo secondo me ha sbagliato una partita e mezza, ne abbiamo giocate 7, perché con l'Entella abbiamo perso. Ma guarda come ti ho fatto grandi loghi e i risultati. Ti piacciono così i loghi e i risultati? Sì, sì, mi piacciono così, no, i risultati. Devo ricordare qua Teramo, non si deve ricordare chi ha giocato qui con Siena, sì. La seconda giornata. Sì. Bravo, e se tu scrivi TE-Siena, no? Gli stemmi, va bene lo stesso, ma non divaghiamo troppo. E perché col Siena giochiamo male? Da pensare a tal punto, se poi tutto ruota attorno al problema, perché non giocare con Bernardotto? Vabbè, Barlocco è stato un ex portiere del Teramo, ci sia un giocatore in giro che va a Barlocco, quindi che problema ci sta? Bernardotto e Birligea, allora i discorsi cambiano. Ma ripeto, credo che Bernardotto e Birligea, anche così, io agli attuali tre, tagliamo la testa al toro, io agli attuali tre centrocampisti del Teramo che si integrano tatticamente e tecnicamente adesso alla perfezione, oggi, fra 2 mesi non lo so, ma oggi. Come hai detto prima tu, la fisicità e le qualità tecniche e fisiche di Rossetti, la saggezza tattica di Arrigoni, e non c'è da aggiungere altro. E adesso questa vivacità di Cucurullo, bravo negli inserimenti, bravo nell'essere presente nell'area di rigore, una partita e mezzo, 2 gol, non so che doveva fare Cucurullo, scendere in campo. Niente di più. No, però siccome poi si crea si creano aspettative su qualsiasi giocatore che poi faccia una o due partite fatte bene, poi magari alla terza che gioca così così, alla quarta già è bruciato. Allora quello che dico io è che probabilmente Cucurullo per fortuna è una risorsa in più come tante altre, ma ovviamente vanno trovate delle alternative al fatto che Cucurullo si inventi il gol del martedì su cross del martedì di Rillo, la giocata del sabato contro la Viterbese. Ecco, questo era il senso della questione. E anche rivedere a volte, anche a partite in corso, non dall'inizio, ma anche rivedere il sistema di gioco, soprattutto perché abbiamo visto le 7 partite giocate, guardate i gol fatti dal Teramo, cioè togliete un paio di partite, praticamente sono 0. Siamo d'accordo, sono d'accordo, che poi si creano aspettative su Cucurullo, che magari è un ragazzo giovane che può non fare al 100% tutte le partite, Andrea correggimi se sbaglio. E poi smette di segnare il protagonista del momento, non trovi più vie d'uscita e poi si ritorna appunto a capo. Correggimi se sbaglio, dico sì, bene? Ma diciamo che già Cucurullo è stata una sorta di via d'uscita rispetto ai propositi iniziali, perché ricordiamoci che il centrocampo di inizio stagione era Mungo, Viero e Arrigoni.
poi è subentrato Rossetti, poi nelle ultime partite Cucurullo si è meritata la conferma dopo lo spezzone di Lucca, quindi ora non è detto che lui possa garantire questo rendimento in continuità, lo abbiamo sottolineato anche in precedenza, perché comunque vanno sempre testati i giocatori, va sempre testata la squadra, però diciamo che già lui è una sorta di piano B o piano C del centrocampo. Poi se riesce a mantenere questo standard potrebbe essere titolare anche per altre partite, perché come detto sembra avere delle caratteristiche che si integrano con gli altri. Poi però ecco perché io ho posto anche l'interrogativo di Mungo: tornerà Mungo, magari la condizione di Viero, anche la convinzione potrebbe crescere anche in quel caso e si ripristineranno determinate gerarchie. Per il momento bene il fatto che Guidi abbia trovato questa alternativa, dopodiché probabilmente ci sono anche gli estremi per passare al 4-4-2, oppure perché no, proprio per cercare di esaltare le caratteristiche di Mungo, che è un po' questo giocatore che, ripeto, in 3 anni non ha mai svoltato a Teramo. Magari il 4-2-3-1 potrebbe essere una soluzione da vagliare per Guidi, proprio per Mungo, inserendolo sotto punta e giocando appunto alle spalle di un Bernardotto o di un Birrigea, piuttosto che andare con la coppia Bernardotto-Birrigea, che però potrebbe essere pertinente in caso di 4-4-2 più puro. Quindi insomma, poi Guidi potrebbe trovare diverse altre soluzioni. Tornando a Cucurullo, ha fatto bene a Lucca, si è guadagnato la conferma, penso che per come sta giocando e anche perché è caldo dal punto di vista realizzativo possa meritare un'altra conferma per Pistoia, e poi si vedrà, poi insomma Guidi è chiamato a fare anche queste valutazioni e deve avere a disposizione anche altri piani, piano B, piano C, esatto, come lo è stato già Cucurullo. Chiedo scusa, due domande, Mungo, una partita come quella di Cucurullo sabato l'ha fatta mai da quando è a Teramo? O per meglio dire, in questa stagione, prima che si facesse male? No, ti rispondo io. Seconda, ma è tanto impossibile far giocare Birrigea al posto di Rosso e Malotti, che non mi sembra che stiano brillando. Tra l'altro, fino adesso, quando è entrato Birrigea, presente Bernardotto, ha giocato sempre a sinistra. Io vorrei ricordare al bravo Guidi che l'anno scorso, quando giocava partendo dalla destra, vedi il gran gol a Palermo, giocava a destra. Quindi, siccome Malotti, per esempio, con il ragionamento vostro non sta brillando, io dico che è tanto difficile e chiedere determinati compiti a Birrigea e mettere la squadra in un modo che se giocano Birrigea e Bernardotto, sai qual è il problema? Lui lo vede come alternativa a Bernardotto. Vai. Anche e allora è inutile che facciamo i discorsi, soffriremo tutto l'anno perché allenamenti. Perfetto, perché Birrigea 15 gol. Rosso e Malotti sono due giocatori su cui lui punta tanto perché anche li conosce da tempo. Quindi è normale che geograficamente, allora, secondo me, abbiano qualcosa in più. Bravo, allora noi dobbiamo pregare il santo diavolo biancorosso che 2-3 gol te li fa Malotti, un altro 2-3-4 Rosso. Prima o poi Bernardotto faccia almeno 4-5 gol, poi gioca Birrigea, Cucurullo si sveglia sì. E qui quindi arriviamo a una quota, allora, ragione, per poter fare, scusa, scusami, un campionato di centro, arrivare in una zona centrale della classifica e stare tranquilli, senza i voli pintarici di qualcuno che dice che questa è una squadra da play-off, che dopo la partita di Modena, nome di Jacopo, si deve stare piedi, aspetta aspetta che devo andare in pubblicità tra poco, però ti devo girare perché se ci scrivono da casa io non li leggo, allora ha ragione, e rispetto al tuo ragionamento, quello che ci scrive il nostro amico da casa, dice allora questa è una copia e incolla dell'anno scorso, è una squadra copia e incolla dell'anno scorso, non nei come giocatori ma nel concetto, segna un po' l'uno, un po' l'altro, non c'è, ma se non c'era attaccante. Ho capito, ma se non c'è l'attaccante, la noi si ripete, qua dobbiamo solo sperare che Bernardotto di colpo faccia un gol, non è la storia del calcio, è piena di queste situazioni, e poi magari ci ritroviamo a primavera che ha fatto 10 gol, a 5-6 giorni dalla fine che ha fatto 10 gol, e quindi per concludere il discorso di prima, sta in una posizione tranquilla, e l'ottavo posto sta lì, ci avviciniamo, non ci avviciniamo, entri in zona dei playoff, poi riesci.
devi capire, ma deve andare tutto bene, non come qualcuno che ha detto dopo Modena, questa è una squadra per fare i playoff, peccato che non c'è stata la riforma, perché se no questa squadra poteva fare tra le prime cinque. Statti a casa perché non capisci di calcio, caro signore che hai parlato a Modena, a Jacopo Forcella, a fine partita. Pubblicità, torniamo tra poco. No, siccome l'hanno capito tutti, fatelo stare a casa. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Oh, noi prima abbiamo visto la classifica, l'abbiamo visto più di una volta. Ma chiedo ad Andrea, ma non è che saremmo costretti a riscriverla in alto? Perché sta succedendo una cosa incredibile con il preannuncio di ricorso da parte del preannuncio di reclamo da parte del Pescara per la gara contro la Reggiana. Ma non è che si rigioca per errore tecnico? C'è questo rischio? Vediamo se il ricorso andrà avanti e se avrà una pertinenza. Allora, francamente, se mi chiedi un giudizio, io trovo difficile che ci siano le condizioni per rigiocare la partita. Però io capisco pure che la società società del Pescara abbia voluto podestare ancora maggiore attenzione su quanto accaduto domenica scorsa, perché uno sconto diretto che perdi subendo 3 gol, 2 sicuramente irregolari, probabilmente anche il terzo con una decisione scriteriata dell'arbitro, è evidente che tu con un preannuncio di reclamo e magari un reclamo forse non otterrai la ripetizione della partita, che mi sembra troppo, ma otterrai una visibilità su quanto accaduto ancora maggiore rispetto a non fare un ricorso, perché già a livello, diciamo, di siti nazionali già se ne parla. Poi, insomma, ne abbiamo visti di tutti i colori, sotto tutti i punti di vista, con la giustizia sportiva, quindi io non mi sento di escludere nulla, però se vuoi la mia, mi sembra che la ripetizione della partita non sia tra le ipotesi percorribili, ma è un parere del tutto personale. È perfetto quello che ha detto Andrea. Aggiungo che secondo me è stato fatto appunto per mettere in risalto il gravissimo errore tecnico, perché un arbitro che commette un errore tecnico del genere, lì non c'è giustificazione, l'arbitro ha pensato questo, ha pensato quell'altro, lì non c'era l'espulsione del portiere, è un errore tecnico, e un arbitro che commette un errore tecnico deve stare fermo per 6 mesi. Tra l'altro, scusami, visto che proprio rapidissimamente, oggi sul comunicato si diceva che l'episodio dell'espulsione di Gennaro, scritto sul comunicato, era al 16° del primo tempo, quando l'episodio è avvenuto al 43° del secondo tempo. Ora, pure lì, questo non penso che intacchi in alcun modo ricorso e quant'altro, però come si fa a fare un comunicato facendo divergere il momento in cui la cosa è realmente accaduta? Qualcuno ha sbagliato a scrivere, ha sbagliato a scrivere l'arbitro nel referto, ha sbagliato a scrivere il giudice sportivo o chi estende il comunicato per suo conto, davvero cose dell'altro mondo. Assolutamente. Oh, è arrivato un messaggio, leggiamo, Maurizio? Sì. Riusciamo a leggere al volo, perché è tutto per Francesco, perché voglio vedere la risposta, perché è tutto per lui, noi non c'entriamo assolutamente nulla con quello... te lo dovevi aspettare, Che cosa? Ma possibile tutti contro questo presidente? Ma se succede il contrario, questi conoscitori di calcio teramani devono scomparire dalle TV. Forza Teramo, a Pistoia si vince. E questo è tutto tuo, noi non c'entriamo niente. Tutto per te. Ma anche contro... Sì, è logico che quello che ho detto lo confermo. Qua non è questione di andare contro o non contro. Secondo me è un atteggiamento, come possiamo dire... Vogliamo dire un po' troppo ottimistico? Già nel passato ho detto gli atteggiamenti quando fu deciso dal presidente di allora, no? Che poi è lo stesso di oggi, giusto? No, allora parlava ancora di Serie B, adesso è tornato nei ranghi, lasciamo stare, perché tanto questi sono capaci, compreso chi fa quel messaggio, di negare quella che è l'evidenza dei fatti. Io rispetto tutti, però uno più uno fa due, e questo è inoppugnabile. E nel passato ho detto, quando ci fu il silenzio stampa, che atteggiamento era di persona di, non mi voglio nemmeno ripetere perché tanto lo sanno già tutti, prendere quella decisione completamente sballata. E tu pareggi a Modena e dici che è una squadra, vuol dire che quello è un presidente ottimista, presidente della squadra della nostra città è ottimista, la vedi in quel modo, secondo me è stato eccessivo, perché sennò poi mi verrebbe da dire che porta pure sfortuna, che poi abbiamo perso 2 partite.
Va bene, va bene. Oh, abbiamo parlato di attaccanti. Aia, ma te lo ricordi? Ti faccio vedere i due gol di quello che il Teramo, di un attaccante che il Teramo andrà ad affrontare sabato pomeriggio al Melani di Pistoia. Non è che abbia lasciato un ricordo clamoroso Lorenzo Pinzauti a Teramo, però è anche vero che, insomma, noi stiamo vedendo i gol di Pinzauti, Magnaghi capocannoniere. Beh, insomma, ora io non questa è, che... è sempre la storia, è sempre la è storia sempre che si ripete. È la stessa storia, ma non può essere solo sfortuna a questo punto. Quindi forse è il caso di aspettare con fiducia Bernardotto e magari anche Birligier, perché è vero che Magnaghi non andava bene, quell'anno non andava bene, quell'anno non andava bene, poi non sono andati bene forte almeno. Anche un ex allenatore del Teramo che si va ad accasare a Viterbo, non è andato, quell'anno non andavano bene le noci, forte Moreo. È qui che ti volevo, è che qui casca, come si suol dire, quella, l'animale che hai detto te prima che raglia. Perché? Perché Pinzauti, Ania, finalmente gioca con un compagno, con un'altra punta, con Vano gioca, e quindi evidentemente può trovare beneficio. Ecco quando io dicevo trovare delle alternative, vero o no? Sì, sì, perché poi gli attaccanti, anche quelli, insomma, a Teramo c'è un po' questa storia che si ripete dalla Padula e Donnarumma in poi, perché è vero che ogni annata è assieme, è anche vero che poi i giocatori vanno messi o vanno cercati di mettere nelle condizioni migliori di rendere sul campo, sia fuori che dentro al campo. Quindi vanno anche studiate le soluzioni migliori a seconda di quelle che sono le loro caratteristiche di squadra, perché poi è semplice prendere le figurine, metterle sul campo e cercare di rendere un giocattolo che funzioni. Poi non è così automatico, va appunto studiato tutto al meglio affinché ci possano essere dei risultati decenti. Pinzauti è, adesso non so, insomma, se i tifosi del Teramo possono rimpiangere Pinzauti, però è uno degli ultimi esempi in ordine di tempo, un ragazzo che comunque ha già segnato due gol con la Pistoiese, che non sta facendo male, è uno di coloro, di quella decina se non ricordo male, che a cui non è stato rinnovato il contratto. Alla fine nelle annate a Teramo ha giocato solo l'anno scorso, perché il primo anno è stato mandato in prestito al Novara, da dove veniva, quindi praticamente non si è mai visto. L'anno scorso ha giocato, ha fatto così così, parzialmente bene, comunque 4 gol mi sembra di ricordare li abbia anche messi a segno. Poi è chiaro, ripeto, ogni annata a sé e ogni giocatore ha delle caratteristiche che ogni allenatore deve cercare di sfruttare e di far rendere al meglio. Magari non era il caso di Pinzauti, però può essere il caso di Bernardotto, può essere il caso di Rosso, può essere il caso di Malotti. Quindi e non sto dicendo che Guidi non lo stia facendo, perché li conosce anche abbastanza bene alcuni. Credo che ci voglia un po' di pazienza. E soprattutto bisogna cercare di farli rendere al meglio, non solo sul terreno di gioco, ma anche nell'ambiente circostante, e non intendo la tifoseria, ovviamente. Sollecitazioni da casa, un tifoso dice: Francesco, hai ragione, e magari dicendo, insomma, è il caso di aspettare Bernardotto, nel caso andare a visionare Akamadu del Chieti, lui ha detto il gigante del Chieti, Akamadu. Poi qui io dico che se vince a Pistoia, perché dopo Vivarini finalmente un buon mister, altro che Paci, che voi lo davate. Ma noi non abbiamo né lodato né tirato pesci in faccia, così come non abbiamo fatto per Vivarini. No, io l'ho lodato e sono ancora convinto che è bravo. È sempre una... Con quella squadra dell'anno scorso non poteva fare meglio, così come si sta arrampicando sugli specchi, anche se la maggior parte dei giocatori sono stati avallati da Guidi, ma giustamente se la società ti dice... tu vuoi gli scampi e le aragosce, io mo ti prendo un merluzzo e una triglia, vedi un po' che ci puoi fare, e quindi cerchi di fare un sughetto il più saporito possibile con la triglia e con il merluzzetto. Però l'anno scorso non c'era proprio solo il merluzzetto e la triglia, dai. Mo l'anno scorso non uno squadrone per finire, dai, insomma, va bene. Vabbè, ma può darsi io accetto. Comunque tutto, sì, quindi è vero che mancherà. Avevi un budget comunque maggiore. Il pensiero di tutti.
Comunque sì, è avevi un budget vero, maggiore. mancheranno due giocatori convocati in nazionale con l'Under 20, Ndrečka, che però per il momento non ha trovato molto spazio, e Boa, che invece spazio ne ha trovato, ha fatto anche bene, convocati con l'Under 20, e dunque per chi lo sta per scrivere, peraltro c'è anche il comunicato che ha inoltrato l'ufficio stampa della Teramo Calcio, grazie a Marco De Antonis, perché c'era stato il dubbio se il Teramo potesse richiedere il rinvio della partita per la convocazione di due giocatori. No, perché devono essere tre o più di tre giocatori convocati in nazionale per poter richiedere il rinvio della partita a Pistoia. Quindi a Pistoia si gioca, il Teramo andrà senza Ndrečka e senza Boa. Oh, a proposito di Pistoiese, vediamo come ha giocato a Siena, con quale 11, perché anche loro hanno tante defezioni e avranno anche Ricci in difesa, che è stato espulso e sarà squalificato. Vediamo l'11 con cui sabato hanno giocato a Siena, l'11 messi sul campo. Eccolo qua. Andrea, che diciamo che al Melani vanno male, 0 vinte, un pareggio e due sconfitte, hanno fatto un punto solo. Guidi ritrova un giocatore che conosce bene, Santoro, davanti alla difesa. Diciamo che è una squadra costruita con le linee di difesa e quella di attacco particolarmente interessanti, non eccezionali, interessanti. Forse però per il momento non è Sassarini, non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa, non lo so. Intanto la Pistoiese ha anche cambiato modulo in questo inizio sì, di stagione, ha perché iniziato 3-5-2. Ha giocato anche 3-5-2 e si pensava potesse giocare 3-5-2 anche nella partita di Siena, proprio per reggere la forza d'urto del Siena. Poi però ci ha pensato Pozzi, che è stato sensazionale. La Pistoiese non ha perso perché ha avuto un portiere strepitoso che l'ha salvata in delle occasioni davvero incredibili, anche complici gli attaccanti del Siena, ma Pozzi ci ha messo tanto del suo. Non so se il trequartista è Castellano oppure anche Mal, un giocatore che può giocare a ridosso delle punte, però mancherà Ricci squalificato, penso che giocheranno Sabotic e Sottini, coppia di sì, difesa, e poi dovranno trovare un esterno da mettere lì a sinistra. Gennari giocherà a destra, ma è una squadra costruita per salvarsi. Io, anche col fatto che sono stati, mi pare, ripescati, hanno allestito sì, la squadra un po' all'ultimo momento, io mi aspettavo e mi aspetto, e la classifica al momento dice questo, che la Pistoiese sia una squadra di medio-bassa classifica. Poi non so se si riuscirà a salvare. Certamente ha davanti Pinzauti, che sgobba e fa qualche gol. Io associo sempre Pinzauti all'arte dello sgobbare, l'ho detto pure lo scorso anno quando giocava a Teramo. E ha accanto un armadio come Vano, che è quello che dovrebbe fare più gol, è quello che dovrebbe essere veramente il goleador di questa squadra. Ha iniziato benino, poi si è un po' fermato, ma resta un attaccante assolutamente temibile, perché comunque sia la Pistoiese lì davanti ha una forza d'urto non indifferente. Cioè sono due giocatori che amano fare la guerra dal punto di vista sportivo, sia Pinzauti sia Vano è un po' più esperto e vede un po' meglio la porta rispetto a Pinzauti. Per il resto non mi sembra una squadra. Sì, Sabotic un buonissimo elemento, ex difensore della Reggiana, però nel complesso parliamo di una squadra assolutamente giocabile per il Teramo. Non sto dicendo che sarà né una passeggiata né che sarà facile giocarci contro, dico che però la Pistoiese è una squadra di medio-bassa classifica e quindi è una formazione con cui il Teramo se la può tranquillamente giocare. Poi insomma il verdetto come sempre lo darà il campo, ma è una gara alla portata. Scusa, facciamo... ce la possiamo giocare, perché per adesso siamo anche noi una squadra di medio-bassa classifica. Ma se vogliamo può essere anche definito uno sconto diretto, perché io vedo per il Teramo questo obiettivo. Tu prima sei stato un po' ironico, riferendoti alle parole del presidente dopo la partita di Modena. Anche a mio avviso, forse il fatto di essere reduce da una bella prova su quel campo ha fatto fare delle dichiarazioni forse un po' eccessive rispetto a quello che è il reale valore della squadra, e mettendo forse su di lei un po' troppa aspettativa. Io penso che il Teramo debba pensare a salvarsi. Poi, se le cose si metteranno bene, magari si può strizzare l'occhio anche alla zona playoff.
ma queste sono valutazioni che si potranno fare tra un po' di tempo, tra diverse settimane. Ora la squadra deve pensare a salvarsi. In quest'ottica la gara di Pistoia è una gara contro una perlomeno pari grado ed è una partita assolutamente giocabile. Probabilmente la pistoiese è a livello o forse un po' più sotto della lucchese, parere però del tutto personale, ma la fascia è quella. Aia, facciamo un po' il riassunto di quelli che ci saranno o mancheranno, perché Bua e Drecka, abbiamo detto, convocati in nazionale non ci saranno. Poi noi sabato abbiamo visto Trasciani in stampelle, e quindi mi pare che non ci siano margini. Salvo miracoli. Eccolo qua intanto, Pistoiese-Teramo, sabato alle 17.30, giornata numero 8. Il remind, come piace tanto a Francesco. Quindi Trasciani non sarà della partita. Mungo, che insomma ci ha detto, ha ricominciato a dormire, perché ci sono stati giorni in cui sdraiato. È riuscito proprio a dormire. Ha ricominciato a dormire sdraiato, il che fa insomma intendere quanto sia stata problematica, e magari parzialmente lo è ancora quella frattura costale che ha fortunatamente composta e non scomposta, quindi in questo comunque è stata una notizia positiva l'infortunio, proprio perché non è stata una frattura scomposta, ma comunque sta creando problemi a Mungo e probabilmente li creerà ancora un pochino. La vedo dura che possa essere a disposizione per Pistoia, magari per Gubbio è già un'ipotesi un po' più plausibile. Vedere Trasciani in stampelle ovviamente non depone a favore del suo recupero per sabato prossimo, credo anche lui per Gubbio, anche se sono dubbiosa per entrambi, sia per Mungo che per Trasciani. Soprano, che è stato tenuto in panchina a livello precauzionale contro la Viterbese, credo che insomma abbia superato quell'indurimento muscolare che aveva accusato a Lucca, quindi è in ballottaggio con Bellucci. Sarà un banco di prova di scelta per Guidi, per così dire, perché dovrà appunto decidere se schierare di nuovo Soprano accanto a Piacentini oppure premiare Bellucci per quello che ha fatto nell'ultima gara contro la Viterbese. Per il resto Bua assente, credo che verrà naturalmente sostituito da Zsmanovic. Cucurullo non credo che avrà problemi, uscito dopo il gol contro la Viterbese, ma non credo che avrà problemi, insomma, da quello che si è raccolto fino a questo momento non dovrebbe essere nulla di che. Quel problemino muscolare che aveva accusato dovrebbe essere solo un semplice affaticamento. E quindi di conseguenza credo che sarà di nuovo confermato in campo, così Rossetti, così Arrigoni. È difficile cambiare una squadra dopo una vittoria, credo che lo si faccia soltanto se ci sono delle assenze importanti, oppure se accade qualcosa durante la settimana, qualche infortunio particolare. Quindi credo che, a parte Zsmanovic, che prenderà naturalmente il posto di Bua, e questo ballottaggio Soprano-Bellucci da decifrare e da definire, non credo che ci saranno grosse variazioni. Ma tra l'altro, scusatemi, la Pistoiese in casa non ha ancora vinto, ha preso 7 gol, ne ha segnato uno solo, ha fatto un solo punto al Melani, quindi questa ulteriore conferma della giocabilità della partita. Ha preso anche 4 gol dall'Ancona, dall'Ancona, ha perso 0-4 con l'Ancona. Oh, ma Aia, ma te dici che Bellucci ha giocato, e ha giocato bene, così bene da addirittura far nascere un ballottaggio tra lui e Soprano? Sì. Bisogna vedere quanto peso ha alla gerarchia. Gerarchicamente credo che Soprano ovviamente sia sopra Bellucci, quindi se Soprano sta bene tornerà in campo al posto di Soprano. Mi sembra che da quando è venuto a Teramo, un po' per sfortuna, un po' non so perché cosa, di tanto in tanto abbia qualche problemino di natura fisica. Ma Bellucci non è piccolino certamente, però giocando contro due attaccanti così fisici, una bestia come Vano, ma anche Pinzauti, io penso che se Soprano sarà in discrete condizioni, penso che possa tornare. Più che altro per questo tipo di valutazione, cioè che fisicamente serviranno giocatori che siano molto prestanti, e penso che Soprano, da questo punto di vista, se l'infortunio non lo tormenta, potrebbe dare maggiori garanzie rispetto a un Bellucci, che è un giocatore fisicamente sì possente, ma magari un po' più acerbo rispetto a Soprano. Ma magari potrebbe fare questa valutazione. Ma infatti io dico che
mica ho detto che gioca Bellucci. Io la domanda di Jacopo può essere un ballottaggio? La di Bellucci ci starebbe credo che l'allenatore ci stia riflettendo, però magari questa valutazione potrebbe spingerlo a rimettere Soprano. Certo, può incidere perché... l'infortunio, può incidere la gerarchia, incidono varie cose. Poi ovviamente Bellucci ha giocato comunque bene. È difficile mettere in panchina un giocatore che ha giocato bene, cioè lo puoi fare solo se gerarchicamente gli riconosci qualcuno che è superiore e quindi si deve accomodare in panchina e non può farci nulla, lo sa anche lui. Chiedo scusa, scusami Iaco, fareste questo stesso discorso se oggi, attenzione, se oggi Mungo fosse disponibile, pronto, recuperato? Mungo non è pronto né adesso né a Cuglio, per un infortunio delicatissimo, ma se oggi ci fosse Mungo disponibile, dopo la prova di Cucurullo ci sarebbe un ballottaggio? O a occhi chiusi confermi Cucurullo? No, sarebbe molto complicato, però Guidi ha un debole per Mungo, lo disse anche nella sua conferenza di presentazione proprio a domande di Jacopo, se non ricordo male, sì. ne aveva sottolineato le qualità e l'importanza, quindi lo ha sempre, non dico coccolato, ma lo tiene sempre come uno dei punti più importanti della squadra. Sarebbe quindi molto complicato se dovesse tornare. Quindi sottoscriverebbe la frase di Tedino, Mungo è il calcio. Sì. Esatto, probabilmente sì. Se dovesse tornare sabato sarebbe complicato ovviamente vederlo in campo, però non credo che starebbe in panchina per molte gare. Cioè io sono d'accordo, io penso che comunque al di là della cosa fantastica, prima c'era chi invocava un fan club di Cucurullo e chi ci chiedeva se può risolvere il problema del gol. No, chiaramente no. Ma scusami Jacopo, prima dicevo in pubblicità ai colleghi, sì, proprio per inserirmi in questo discorso, sì, Cucurullo con la Cavese ha giocato una trentina di partite, non ha fatto un gol lo scorso anno. Esatto. Ha segnato un gol a Taranto in Serie D da under, giocando anche lì una trentina di partite. Quindi, nella sua giovanissima carriera, non ha dimostrato di essere uno che segna. Però potrebbe essere che a 20-21 anni un giocatore cresce, matura, acquisisce nuove capacità, lavora sui suoi limiti e migliora le sue cose che ha già di pregio, e magari questo ragazzo ha migliorato i tempi di inserimento. Guardasi il gol di Lucca, che a me sembra ancora più indicativo rispetto a quello bellissimo con la Viterbese. Sì. Nel gol di Lucca lui fa a fette la difesa della Lucchese, partendo con grande tempismo, poi gli arriva anche una bella palla. Però quello è un gol da inserimento. Se lui ha lavorato su quei fondamentali e riesce a mantenere un certo standard, magari inizia anche a essere un centrocampista che segna, cosa che fino all'altro ieri non era. Due anni di carriera tra i pro, ma non era. Chiarissimo, assolutamente. Ho visto che Francesco adesso non si diletta con il fantacalcio, ma si diletta direttamente a suggerire le sostituzioni a Guidi durante la partita dalla tribuna. Da sempre chiesi un cambio. Qual è il problema? Chiesi un cambio contro l'intera Mogliesi al grande del Neri. Ma lo sai qual è la differenza? Che adesso ti ascoltano. Cioè adesso fanno veramente quello che dici. Io mi sono spaventato sabato pomeriggio, ho detto ma Buà esterno alto al posto di Malotti. Mettendo a zio Osmanovic 5 minuti e Guidi fa esattamente quel cambio. Io veramente mi sono spaventato. Quindi te ma fai ti sei spaventato perché non sapevi del mio sapere calcistico da un punto di vista tattico, no, e sei andato a ripetizione da bravi allenatori? Oppure perché ti sei spaventato? Perché non penso Guidi mica mi ha sentito quello che dicevo io. Appunto, ci mancherebbe. Appunto quindi, ho detto ma io ho pensato la stessa identica cosa. Vuol dire che Guidi è bravo e quindi... Ah, ecco perché Guidi è bravo. Per questo, guarda caso, eh. No, perché Guidi sono dubbi. Vabbè, veramente l'ho detto pure all'inizio della trasmissione, che insomma io ho fiducia in Guidi. Evidentemente sono diventato talmente morbido. Perché qua ancora si discute di Paci, di quell'altro. Che è questo? Che cos'è? Presenta la sua nuova e-sports, ma è una cosa che io non ho capito. Che cosa sono gli e-sports? In cui noi siamo campioni, noi Juventus. Ma PlayStation, diciamo. Cose del genere. Io sto a parlare del Teramo e soffro, e voi state a pensare, alla Juventus e all'Inter. Sono 58, devo chiudere, devo far vedere i risultati del turno infrasettimanale. Perché non siamo andati in onda, ma noi al fantacalcio. Ma scusa, ma Teramello? Ah, ok. Esatto.
noi abbiamo giocato comunque il turno infrasettimanale e quelli della settimana uscente, e poi dobbiamo far vedere le formazioni della prossima. Vediamo da chi partiamo, Maurizio, degli infrasettimanali, vediamo gli infrasettimanali. Teramello, ecco, nell'infrasettimanale gli ha segnato Varela, preso due gol di Gennaro e poi l'ha tolto e ha fatto bene. Beh, perché altrimenti sarebbe stato un disastro senza precedenti. Delirio. Gialli per Boaterzi, Azio Osmanovic, gol di Varela e vabbè di Gennaro. Vediamo l'infrasettimanale, continuiamo col turno infrasettimanale, questo è di martedì scorso, eh. Poi nella classifica abbiamo messo, oh, guarda Arrigoni, che bel gol a Lucca, ho esultato tantissimo. Gol su punizia, gol di Ragazzo. Paroni, come al solito, una frana. E quindi qui è un più tre. Vediamo invece Andrea, come è andata martedì scorso. Sono in flessione. Judo, terzo, assist di Memusciai e poi gialli per Bua e Masetti. Vediamo l'ultimo turno invece, quello del fine settimana, come sono andati. Vediamo. Questo è Teramello. Teramello è un grande spunto. Ha limitato i danni. Adesso. Ha cambiato portiere nel frattempo. Ha messo Nardi, ha tolto Di Gennaro, no, che in questo momento avevi tolto anche Ogunsei. Turchetta t'ha segnato, giallo per Bua. Peraltro giallo anche abbastanza sciocco per simulazione. Si è capito tale quale anche dalla tribuna sabato pomeriggio che quella era la simulazione di Bua. Comunque, andiamo avanti. Chi c'è? C'è Andrea, malissimo questo fine settimana, gialli per Vano e Bua, rete di Gagno, assist di Contessa, niente meno. Non so quanti gol di Caturano si sta perdendo, Andrea. Si sta perdendo tanti, tanti gol. Vediamo invece il dominatore di questa due, di questo doppio, eccolo qua, gol di Zamparo, assist di Ragazzu, gialli per Rozzi e Cancellotti e Paroni, come al solito. Paroni è veramente una sciagura infinita. Vediamo la prossima settimana. Poteva esserci lo scontro Paroni di Gennaro, ma non ci sarà di Gennaro. Non ci sarà, non ci sarà. Vediamo la prossima settimana che i titolari. Vediamo chi è. Teramello, Nardi, confermi Nardi, anche perché di Gennaro non gioca. E vabbè. In difesa Semeraro, hai tolto Bua che non gioca, terzi Signorini e Azio Osmanovic, sì, va bene. L'hai messo a sinistra Azio Osmanovic, tanto può giocare a destra e a sinistra. Rossetti, Battistella e Paolucci. E poi ho reinserito davanti Rossetti. Sì, hai reinserito Rossetti. E poi davanti chi è messo? Chi è messo? Confermato. Ah, Varela, Turchetta, Varela e Moretti. Moretti. Vediamo. Andiamo avanti. Ecco qua le sostituzioni. Andiamo veloce, Maurizio, altrimenti facciamo tardissimo. Ma il punteggio? Sì, poi ti faccio vedere la classifica. Andrea cambia. Andrea c'ha questo cambio, Venturi Gagno, ogni settimana e becca sempre il portiere che gli prende meno gol. Speriamo che ce la faccia perché ha una lesioncina alle rene dopo lo scontro con De Marti. Ah, addirittura. Ah. Ogni volta è un cambio, Venturi Gagno. Ok. Venturi in porta. Sta settimana premiata la Reggiana. Gennari, Pellitzer, Masetti e Contessa, quindi c'è Gennari che giocherà contro il Teramo. E andiamo non avanti. Solo lui. No, lo so, Scarsella, Schiavetti, Memusciai, il centrocampo è confermatissimo perché da lì escono tantissimi gol. E poi Vano, Caturano, ah, ecco, quindi vedi? Non so. Vano, Caturano e Paloschi. Andiamo a vedere tutta la panchina, eccoli qua. Va in panchina ovviamente Bua, va in panchina Gagno, va in panchina Judo. Che delusione Moscati, oh. Moscati, sì, delusione. Mamma mia. Chiudiamo con me Paroni, veramente, ma posso ancora cambiarlo per cortesia? Cancellotti, no. Emerson, Rozzi e Soprano. Ho inserito Soprano, ecco perché prima ti chiedevo tanto di Soprano, eh. Hai capito adesso? Ah, ecco, caso. C'era il secondo film. Ho inserito film, Soprano, quindi. Poi speriamo giochi Bellucci allora. Arrigoni, Pompetti, che forse potrebbe rientrare. Forse potrebbe rientrare, e Corsinelli, ha detto anche il presidente Sebastiani domenica, forse ce la fa. Ragazzu, Bortolussi, c'è un errore, Bortolussi del Cesena e Zamparo. Bartoluzzi. Vabbè, l'ha scritto Maurizio, prendetevela con lui, non l'ho scritto mica io. Bortolussi, e vanno in panchina. Murillo che ho messo una settimana, ma mai più, ma mai più. Fantacci che non è al meglio e poi tutto il resto. Va bene, va bene, va bene. Vediamo la classifica. La classifica dove Andrea prende il largo.
14 e mezzo. Io, insomma, con i 5 punti che ho fatto tra il martedì e la domenica, a 3 punti e mezzo, Ania, stai risalendo a meno 2. Ma sei sicuro che stai facendo il calcolo giusto? Sì, sono sicurissimo. Vai tranquilla. Va bene, vabbè. Vabbè, ragazzi, sono le 22.04, io vi devo salutare. Ciao, ciao. Guarda, ciao, questi, ciao. Come ciao. Si sono inventati un giochino. Ciao, arca. Ciao. Per complimenti, ciao. Potevi partecipare, Francia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, un abbraccio. Non capito.